L'interruttore Fari è ubicato sulla leva multifunzione. Ruotare l'interruttore Fari in questa posizione per accendere o spegnere i fari, le altre luci esterne e l'illuminazione del quadro strumenti. Quando le luci sono accese, questo indicatore luminoso si accende. Se il veicolo è dotato di controllo luci automatico, ci sarà anche la posizione auto. Quando l'interruttore è in posizione auto, le luci esterne e le luci del quadro strumenti si accendono e spengono automaticamente in base a quanto stabilito dal sensore luce. La sensibilità della temporizzazione di accensione e spegnimento automatico dei fari può essere regolata nella schermata delle impostazioni di personalizzazione. Per accendere i fari abbaglianti, spingere questa leva in avanti. Si accenderà un indicatore luminoso blu. Per ritornare ai fari anabbaglianti, tirare la leva verso di sé. L'indicatore blu si spegnerà. Per far lampeggiare gli abbaglianti, tirare la leva verso di sé e rilasciarla. Il veicolo è dotato di luci diurne che sono sempre accese quando l'accensione è commutata su on e i fari sono spenti, tranne quando il veicolo è fermo con il freno di stazionamento applicato o, per i cambi automatici, con la leva del cambio in posizione P. In caso di carichi pesanti, sarà necessario regolare i fari. Se il veicolo è dotato di un regolatore fari automatico, i fari si regoleranno automaticamente durante la guida. Se il veicolo è dotato di regolatore fari manuale, sarà necessario individuare questo comando rotativo. Se il veicolo è dotato della funzione indicatore di direzione a tre lampeggi, sollevare o abbassare leggermente questa leva e rilasciare. Dopo aver rilasciato la leva, l'indicatore di direzione lampeggia tre volte. Questa funzione può essere disattivata tramite le impostazioni di personalizzazione. Per usare le luci antinebbia anteriori, i fari devono essere accesi. Ruotare la ghiera in questa posizione e le luci antinebbia anteriori si accenderanno. Ruotare la ghiera in posizione off per spegnere le luci antinebbia anteriori. Per accendere la luce antinebbia posteriore, ruotare la ghiera in questa posizione e rilasciare. Questo indicatore luminoso si accenderà sul quadro strumenti. Per spegnere la luce antinebbia posteriore, portare l'interruttore fari su off o l'interruttore luci antinebbia posteriore in questa posizione. Il veicolo può essere dotato della funzione Coming Home Light. Tale funzione terrà accesi i fari anabbaglianti per un certo periodo di tempo dopo essere scesi dal veicolo e aver chiuso le porte. Per fare ciò, tirare la leva dei fari dopo aver commutato l'accensione su ACC o OFF. Se si tira nuovamente la leva, i fari si spengono. Dopo circa 3 minuti, se non si esegue alcuna operazione, i fari si spegneranno automaticamente. È possibile personalizzare questa funzione nel menu Impostazioni. Un altro sistema in dotazione sulla vostra Mazda è il sistema luci Living Home Light. Questo sistema accende i fari per un certo periodo di tempo quando ci si avvicina al veicolo. Perché il sistema funzioni, è indispensabile che l'interruttore fari sia portato in posizione di accensione o auto quando si lascia il veicolo. Quindi, la volta successiva che ci si avvicina al veicolo, premendo il pulsante di sblocco sul trasmettitore, i fari anabbaglianti si accenderanno per un certo periodo di tempo. Il veicolo può essere dotato dei fari a LED adattativi. Il sistema fari a LED adattativi usa la telecamera a controllo abbaglianti per determinare la presenza o meno di un veicolo che sta davanti o di un veicolo in avvicinamento nella direzione opposta, durante la guida notturna. Il sistema fari a LED adattativi commuta selettivamente il range di illuminazione dei fari, l'area di illuminazione e l'intensità di illuminazione per garantire la visibilità al conducente senza abbagliare chi è alla guida del veicolo che sta davanti. Il sistema utilizza per gli abbaglianti in ciascun faro una serie di luci LED ubicate in zone che possono essere attenuate singolarmente. Ciò significa che gli abbaglianti rimangono accesi ad eccezione delle zone che potrebbero dar fastidio a un veicolo davanti o in avvicinamento nella direzione opposta. Quando non sia davanti nessuno e nessuno è in arrivo nella direzione opposta, tutte le zone del faro sono illuminate. Quando ci si avvicina a un veicolo che sta davanti, entrambi i fari attenuano automaticamente una zona in modo che la persona alla guida del veicolo che sta davanti non abbia il riflesso nello specchietto retrovisore interno. Nel caso di veicoli in avvicinamento nella direzione opposta, i fari a LED adattativi attenuano varie zone in modo da non abbagliare il conducente.
Il veicolo può anche avere in dotazione il sistema fari adattativi AFS che regola il fascio dei fari quando si ruota il volante durante la guida. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al manuale di uso e manutenzione.